questo taglio che non dispiace. Buona sensa a tutti. Taglio del nastro all'insegna dell'ironia, quello che questa mattina alla presenza del commissario Pomponio ha dato il via ad una 634esima fiera dell'ascensione, un ridimensionamento che non incide sul risultato finale dell'Asensia, assicura il commissario, che questa mattina ha visitato Piazzale Fermi, soffermandosi a salutare tutti gli espositori e le attività presenti e concedendosi anche a un veloce aperitivo, insieme al comandante della polizia locale Giuseppe Calcaterra e dalle altre autorità presenti. Buongiorno commissario Pomponio, dopo settimane di preparazione finalmente siamo arrivati all'inaugurazione dell'Asensia 2016. Che messaggio si sente di dare ai cittadini affinché partecipino alla festa? Ma guardi, il messaggio migliore lo sta dando questa bellissima giornata che stiamo avendo. Ho già visto che nonostante l'inaugurazione sia proprio alle prime ore della mattina, c'è già una notevole affluenza di pubblico lungo i viali e anche qui nell'area motori, che è un po' il cuore espositivo della festa di quest'anno. È un messaggio che comunque di ottimismo che io mi sento di dare, perché nonostante qualche doloroso, e ci torniamo come dire per l'ultima volta, intervento di riduzione della spesa, l'organizzazione complessivamente non ne ha risentito. Anzi, si è riusciti a proporre qualcosa di diverso rispetto agli anni scorsi. Io ritengo, come amministratore in generale, insomma, anche se amministratore come dire, non professionista e non professionale, ha prestato un poco come commissario, ritengo che comunque anche con una spesa oculata si possano ottenere dei buoni risultati quando c'è l'entusiasmo, l'impegno e la partecipazione da parte del soggetto pubblico, intendendo come sia gli amministratori che gli uffici, i dirigenti, il personale tutto, e sia anche da parte della popolazione che credo nel suo complesso e nella sua maggioranza abbia ben compreso le esigenze dell'amministrazione comunale di Voghera e convenga sulle iniziative che sono state assunte. Teatro sociale, se ne parla molto, quali novità ci sono? Ci sarà il giorno della scadenza dei termini di presentazione della domanda. Il Comune sta lavorando per presentare alla Fondazione Cariplo una richiesta di cofinanziamento sul bando degli emblematici che sia adatta ad essere accolta. È una domanda molto complessa, è una procedura molto complessa, non è la semplice richiesta di finanziamento, sicuramente stiamo lavorando tutti nella direzione unica, perché non ci sono direzioni diverse, o si ottiene il finanziamento o non lo si ottiene, non esistono forme intermedie, soluzioni intermedie. Da questo punto di vista tutti i soggetti che possono concorrere a questo sono chiamati a fare, come dire, uno sforzo di lungimiranza e non di miopia pensando al proprio interesse personale, perché se il teatro riuscirà ad essere restaurato, ristrutturato e potrà riaprire al pubblico, è l'intero bene che ne beneficia, indipendentemente dalle quote di partecipazione a questo bene, e ne beneficia soprattutto l'intera città, quindi da questo punto di vista lo sforzo di tutti deve essere in questa direzione.